Nel 1937 uno dei padri del moderno Growth Investing fonda questa azienda. Il suo nome era Thomas Rowe Price Jr. e l'azienda fondata ovviamente era la T. Rowe Price. Ovviamente carente di fantasia nell'assegnare nomi alle aziende, sicuramente in campo finanziario aveva qualcosina in più che andiamo a vedere oggi analizzando appunto il titolo T. Rowe Price, un'azienda che ho nella mia watch list. Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria e ogni tanto anche di qualcosa di molto più specifico, come l'analisi di un titolo ad esempio, come in questo caso. Prima di iniziare è ovvio ricordare che questo video si basa sulle mie analisi personali, su investimenti che potrei andare a fare io personalmente. Questo video non è assolutamente un consiglio di investire in generale né su questa azienda, perché io non sono un consulente finanziario, ma un babbo di minchia come molte altre persone ce l'ho in giro. Se hai intenzione di investire in qualcosa, ovviamente studia per conto tuo, informati bene oppure rivolgiti a un consulente finanziario indipendente. T. Rowe Price è un'azienda di investimenti di Baltimora negli Stati Uniti d'America. Ha quasi 7.000 dipendenti e il suo core business è offrire strategie di investimento azionarie ed obbligazionarie in più di 48 paesi nel mondo attraverso 16 uffici internazionali. I vari prodotti possono includere fondi di investimento, fondi previdenziali, ma anche servizi per la consulenza e sono generalmente rivolti a istituzioni, fondi pensioni e intermediari finanziari. Dal 2019 l'azienda ha deciso di focalizzarsi solo e esclusivamente nel tipo di investimento attivo, fondi a gestione attiva, lasciando cadere la possibile iniziativa di passare a una tipologia di investimento totalmente passivo. Alla fine del 2019, per cui storia molto recente, gestiva 1.3 trilioni di dollari. Mamma mia, non so neanche come sono fatti i trilioni, figuriamoci, mamma mia. Comunque, questa filosofia di investimento sembra aver ripagato la scelta aziendale. Infatti, nella decade che va dal 2010 a inizio del 2020, gli asset sotto management sono passati da 400 milioni di dollari, che già non erano bruschettine, ai sopracitati 1.3 trilioni di dollari. Bene, ora andiamo ad analizzare il titolo attraverso Simply Wall Street. Prima di continuare è dopo ricordare, mamma mia come sono aulico oggi, che non riuscirai ad avere Milnior, il famoso martello di Thor, ma sicuramente diventerai un ottimo falegname e carpentiere che sa inchiodare bene i suoi chiodini se ti iscriverai al canale ed andrai a cliccare la campanella delle notifiche lasciando un bel pollice in su. Questo piace a me, ma non puoi immaginare quanto piaccia all'algoritmo di YouTube. E poi, come sempre, puoi sempre andarmi a sostenere su Patreon. Tutto questo mi aiuta a crescere e a raggiungere la mia indipendenza finanziaria, che poi è l'obiettivo di questo canale. Bene, eccoci sulla pagina principale di Simply Wall Street, appunto a T. Rowe Price Group, e andiamo a dare un'occhiatina a questo titolo che secondo me è molto interessante e sicuramente penserò di entrare a un certo punto in questo periodo o nel futuro. Andiamo a vedere prima lo share price. Come possiamo vedere, a parte il fatto di questa brutta caduta durante gli eventi che ben sappiamo, comunque il titolo ha avuto sempre una tendenza a salire. Come possiamo vedere è passato da 1.66 dollari fino a un massimo di 138.48 dollari. In questo momento si trova a 109, per cui è un titolo, diciamo, che è in profonda crescita da quando non è mai andata a perdere. Per quanto riguarda i ritorni, dall'inizio dell'anno ovviamente ha avuto una battuta d'arresto, però un 9.2% annuale e un 2.7% di ritorno, io sto registrando il video il 12 di maggio del 2020, non sono niente male considerato che nell'arco dell'anno il mercato totale americano ha fatto un meno 0.8%, anche se nei 7 giorni precedenti comunque c'è stato un bel ritrovo di guadagno, di gain. Il titolo è molto più volatile rispetto alla media dell'industria di riferimento, ma all'industria in generale, per cui questo è qualcosa da tenere molto in considerazione se si vuole aggiungere questo titolo nel proprio portafoglio e si soffre di attacchi di cuore tipo 3.000 al secondo, come faccio io quando vedo un titolo che va su e giù. Questo per dire che sicuramente per una persona come me, anche se andasse in portafoglio, sarebbe una quota molto più bassa rispetto ad altre aziende che ho già nel portafoglio. Per quanto riguarda i ritorni, nell'arco di 5 anni abbiamo avuto un bellissimo 37.5% esclusi i dividendi. Ovviamente gli ultimi 90 giorni includono il problema pandemico. Se includiamo i dividendi, nell'arco di 5 anni abbiamo fatto quasi un 60%, per cui un 12% anno più o meno annualizzato, che non è niente male, considerato il fatto che siamo andati incontro
a un bruttissimo calo in questo periodo, ma anche, se vi ricordate, se ti ricordi, anche a dicembre del 2018 abbiamo fatto un bel tonfo in giù. Andiamo a vedere adesso la valutazione che secondo gli esperti del settore è sottovalutata. Il titolo dovrebbe valere intorno ai 148 dollari, sta al momento ai 112, per cui un piccolo ingresso anche parziale molto probabilmente lo farò perché mi sembra un titolo molto interessante che mi piace già di per sé da parecchio tempo. Per quanto riguarda le previsioni di crescita, abbiamo al momento delle previsioni piuttosto basse, però è da tenere in considerazione che le previsioni di Simply Wall Street vengono aggiornate in maniera giornaliera, per cui se il mercato tendesse a migliorare nel tempo, molto probabilmente ci andremo a trovare in una situazione in cui questo forecast di crescita potrebbe aumentare. Comunque stiamo parlando di un 3,7% anno, che male non fa. Per quanto riguarda la crescita in generale, abbiamo l'azienda, per quanto riguarda gli earnings e la crescita del fatturato. E come si può vedere, ovviamente, rispetto all'industria e al mercato totale, la crescita in questo momento è particolarmente bassa, ma come dicevo prima, questa crescita viene valutata in maniera giornaliera, per cui io andrei comunque a controllare magari una volta al mese per vedere se le cose stanno in movimento per quanto riguarda questa posizione e per cui magari andare a fare delle eventuali considerazioni se continuare a tenerlo, se aumentarlo. Come proporzione del portafoglio o se dismetterla completamente. Andiamo a vedere invece la salute finanziaria dell'azienda, che secondo me è ottima perché l'azienda in pratica ha moltissimi assets e poche liability, soprattutto i debiti a lungo termine sono praticamente inesistenti e in totale gli asset coprono completamente in maniera quasi obliteratoria, se si può dire così, i debiti. E questo si può vedere anche dal grafico che comunque dal balance sheet che ci viene messo da parte di Simply Wall Street. Dividendo. Il dividendo al momento è un 3,2%, in base ovviamente al prezzo di mercato, è uno yield buono secondo me, che tra l'altro è anche una media, un average rispetto al mercato, al massimo del mercato e al minimo del mercato. E inoltre è sopra la media dell'industria di riferimento. E soprattutto ha un forecast molto ma molto interessante. La stabilità del dividendo è comunque come si può vedere stabile, è stato sempre aumentato ed inoltre viene coperto con circa il 39% del payout, per cui l'azienda ha un ottimo margine di movimentazione, diciamo, nel caso in cui avesse difficoltà economiche per poter mantenere il dividendo nel tempo. Per quanto riguarda il futuro, si aspetta che questo dividendo venga aumentato e venga coperto da circa un 50% degli earnings. Per quanto riguarda il management di riferimento adesso è Bill Stromberg, che è il CEO, 59 anni, come si può vedere, da 4 anni, poco più di 4 anni, alla guida di questa azienda e l'azienda ha continuato a migliorare. Fra un po' andiamo anche su Yahoo Finance per vedere cosa si è migliorato nell'azienda e per cui è un qualcosa che mi induce a pensare che l'azienda possa crescere nel tempo. E non ho studiato sinceramente il background del CEO, ma comunque su Simply Wall Street una cosa molto interessante è che facendo show more viene dato tutta la storia del chairman, per cui ci viene detto chi questa persona è e cosa ha fatto nel passato e comunque ha un curriculum guardando qui di tutto rispetto, per cui non ho nessun problema a pensare che possa fare bene nel futuro e comunque bisogna sempre tenere in considerazione che il management è una parte fondamentale, molte volte sottovalutata per quanto riguarda la crescita di un'azienda. Per quanto riguarda il suo stipendio, questa è una cosa molto interessante che cita Simply Wall Street e che secondo me vale la pena sempre andare a guardare. Lo stipendio del manager è sui 14 milioni di dollari, la media di mercato per quanto riguarda le aziende è intorno agli 11-12 milioni di dollari all'anno, per cui anche se è un po' più alto, si può dire che comunque non sia un compensation esageratamente alto rispetto al mercato. Infatti viene anche detto qui 14,59 quando la media è 11,71. E comunque la compensazione per cui lo stipendio che l'amministratore delegato riceve è consistente, consistente vuol dire che viene mantenuto anche dal fatto che le performance dell'azienda cominciano a vanno in miglioramento, per cui è una cosa che viaggia parallelamente. Andiamo a vedere anche su Yahoo Finance alcuni dati.
E questo era quello di cui parlavo prima. Questo è il revenue, il fatturato totale. E come si può vedere, vediamo se riesco a zoomare verso il basso, ecco, si vede un po' meglio forse. Dal 2016 fino alle previsioni del 2020, il fatturato è stato in continua crescita. Per cui questo è qualcosa che io guardo sempre in un'azienda, guardo la crescita del fatturato e la crescita del profitto. E sia la crescita del fatturato che è andata ad aumentare, sia il profitto dell'azienda, ovviamente quello lordo, è stato sempre in continuo aumento. E anche le previsioni parlano di un aumento. Tenendo in considerazione anche il fatto che il debito è praticamente inesistente, soprattutto quello a lungo termine, questa è un'azienda che rientra sempre nei miei parametri di valutazione, che sono quelli appunto del fatturato, del mantenimento del dividendo e del fatto che l'azienda possa mantenere dei profitti in crescita. Bene, fammi sapere cosa ne pensi del titolo di T. Rowe Price, se lo hai mai avuto in portafoglio, se lo hai già in portafoglio o se lo hai nella tua watch list di riferimento, o magari se come me, che ero inesperto fino a qualche tempo fa, non lo conoscevi proprio. Lasciami un commento qui sotto e fammi sapere la tua opinione in merito. Se il video ti è piaciuto, ti ricordo sempre che puoi devastare, distruggere, disintegrare il pollice in su, iscriviti al canale, cliccare la campanella delle notifiche e per quanto mi riguarda anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!